Se la scomparsa di Emanuele Orlandi è tornata alla ribalta dopo ultime dichiarazioni che potrebbero riaprire le indagini, oggi vi parlo di un'altra storia che forse potrebbe essere intrecciata a quella della scomparsa della giovane Emanuela, ed è la storia di Mirella Gregori, una storia che in tanti mi avete chiesto di raccontare e oggi racconto per voi. Partiamo dall'inizio come sempre e andiamo a Roma, è il 1983. Al momento della scomparsa Mirella ha 15 anni. Mirella è una ragazza tranquilla, frequenta l'istituto tecnico nella capitale e i suoi genitori sono proprietari di un bar. Ogni tanto Mirella li aiuta. È una ragazza che non dà particolari preoccupazioni ai genitori. Una ragazza che magari spesso quando si assenta, esce di casa, torna tardi, avvisa i genitori perché la madre soffre di problemi cardiaci, per cui questa ragazza è molto attenta a non far preoccupare la madre, per cui la sua scomparsa desta ancora più sospetto che possa essere in qualche maniera volontaria. La storia della ragazza scomparsa il 7 maggio 1983 è la storia che vi racconto oggi, la storia di Mirella Gregori. Io sono Ture Magro e questo è il mio canale, dove ogni settimana racconto storie, le storie che ho incontrato, che incontro e che mi hanno particolarmente appassionato. Se anche tu ami le storie, iscriviti al canale, attiva la campanella proprio qui giù e segui questo viaggio. La famiglia di Mirella vive una vita tranquilla, ha un lavoro, hanno una casa, vivono giornate che sono le tipiche giornate di una famiglia degli anni 80, due figlie in casa, si lavora tutto il giorno, fino a quando accade qualcosa, e succede proprio in quel 7 maggio 1983. Sono le ore 14, Mirella è tornata a casa da scuola e adesso sta aiutando sua madre a preparare la tavola, quando ad un certo punto squilla il citofono, lei risponde. La madre riferisce di aver sentito la figlia chiedere chi è alla persona che stava dall'altro lato del citofono e poi lei stessa, Mirella, dire «Ma che sei matto? Non ho tempo, ci vediamo dopo perché sto pranzando, arriverò alle 3:30 alla scalinata del bersagliere». Tenete a mente queste parole. Mirella riattacca il citofono e torna in cucina per continuare ad aiutare sua madre. Sua madre le chiede chi fosse la persona che ha suonato alle 2 del pomeriggio a quel citofono e Mirella le dice che è Alessandro, un ragazzo, un suo amico delle scuole medie che aveva avuto una cotta per lei, adesso si rivedono e lei lo incontra per parlargli. Adesso Mirella e sua madre, che hanno finito di preparare la tavola, si siedono e cominciano a pranzare, come ogni giorno. Ad un certo punto, dopo il pranzo e dopo aver riassettato la cucina, Mirella, che nota che sono le 3:30, decide di uscire, saluta sua madre ed esce di casa. Quella è l'ultima volta che la madre di Mirella vedrà sua figlia. Secondo le ricostruzioni delle indagini, però, Mirella non si reca alla scalinata del bersagliere. Quel giorno, alle 3:30, dopo aver salutato sua madre, si intrattiene nel bar sotto casa, i cui proprietari sono i genitori di un'amica di Mirella, Sonia De Vito. Mirella si intrattiene con Sonia per poco più di un quarto d'ora. Poco dopo le 3:30, quindi possiamo ipotizzare appena passate un quarto d'ora dopo le 3:30, quindi un quarto alle 4, Mirella scompare per sempre. A questo punto, dopo la sua scomparsa, gli inquirenti si mettono subito sulle tracce di Alessandro. Alessandro, il ragazzo che aveva citofonato a casa di Mirella alle 2 del pomeriggio, ma Alessandro dichiara di non vedere Mirella da tantissimo tempo e che in quel momento si trovava con un suo amico. Quindi Mirella ha mentito a sua madre dicendo che lì a quel citofono c'era Alessandro. E perché ha raccontato dicendo che lì c'era Alessandro e ha mentito? O forse qualcuno si è finto Alessandro in quel momento per ingannare Mirella? La sera stessa della scomparsa la famiglia Gregori si reca al commissariato più vicino e se al commissariato inizialmente sono cauti e si parla, forse per tranquillizzarli, di allontanamento volontario, subito dopo si ipotizza qualcosa di molto più inquietante e si parla di tratta delle bianche. Siamo nel 1983 e chi ha vissuto Roma in quegli anni sa a cosa mi riferisco. In quegli anni, infatti, a Roma gli inquirenti sospettano che una vera e propria organizzazione criminale sia dedita al rapimento di minorenni
rapimento che serve per poter alimentare il mercato della prostituzione nei paesi stranieri, ma soprattutto a vendere al mercato nero organi umani. Insomma, qualcosa di veramente inquietante, che viene tirato fuori da un rapporto della polizia. In quell'anno, 1983, viene denunciata la scomparsa di 321 minorenni, molte di queste ritrovate, ma alcune scomparse per sempre. Tra queste ragazze scomparse mai ritrovate c'è Mirella Gregori. A questo punto gli inquirenti, appurato il fatto che Mirella non ha incontrato Alessandro, ricominciano da capo e vanno nel bar sotto casa. Parte da lì la loro indagine. Cosa è successo in quel momento? Dopo le 3:30 succede che Mirella incontra Sonia, si chiudono all'interno del bagno del bar e trascorrono all'interno di quel bagno un quarto d'ora. Gli inquirenti chiedono alla ragazza se Mirella le ha detto qualcosa, qual è stato l'oggetto della loro conversazione, e la ragazza si rifiuta di raccontare l'oggetto di quella conversazione. Non vuole dirlo, dice cose confuse. Ad un certo punto dirà che si sono dette cose tra donne e che non le può ripetere. A far sospettare che l'amica di Mirella, Sonia, fosse a conoscenza di qualcosa di più rispetto a quello che lei ha raccontato agli inquirenti è un documento. Un documento che è stato ritrovato in possesso di un giornalista che è Tommaso Nelli, un documento dell'allora SISDE, i servizi segreti italiani. Un documento nel quale viene riportata un'intercettazione alcuni mesi dopo la scomparsa di Mirella. In questa conversazione c'è Sonia e una sua conoscente che stanno parlando, e Sonia ribadisce a questa sua conoscente che la persona che ha rapito Mirella le conosceva entrambe e che la sorte di Mirella poteva capitare a lei. Bene, da ora in avanti entriamo in una storia che a tratti può essere inquietante. Cosa intendeva Sonia con quella frase? Se questo aspetto ad oggi non sappiamo se è stato chiarito dagli inquirenti, sappiamo che Sonia, che inizialmente era stata indagata per la scomparsa di Mirella, poi è stata prosciolta. A questo punto entra in gioco la mamma di Mirella. Si chiama Maria Vittoria. Maria Vittoria riferisce agli inquirenti un dettaglio che fino a questo momento poteva sembrare di poco conto, ma che da questo momento in avanti diventerà molto rilevante. Maria Vittoria dichiara che un ragazzo frequentava spesso il bar e in quel bar si intratteneva con Sonia e con Mirella. Si intratteneva con le due ragazze scambiando spesso qualche parola. Un ragazzo di circa 30-40 anni che era solito bere all'interno del suo bar un aperitivo. Ma ad un certo punto quel ragazzo, nel momento in cui Mirella scompare, non frequenterà più quel bar. Da questo momento in avanti Maria Vittoria comincia a raccontare di quest'uomo, un uomo la cui immagine è rimasta impressa nella mente di Maria Vittoria, non perché avesse un qualche particolare segno che lo distinguesse, ma soltanto perché era lì solito incontrare sua figlia, e questo, o forse la differenza d'età, gli aveva destato qualche sospetto e lei aveva impresso nella sua mente quell'immagine. A questo punto succede qualcosa che cambia ancora una volta il corso dei fatti. I genitori di Mirella Gregori vengono ricevuti in udienza privata dal Papa. Ma succede qualcosa, che durante quell'udienza la mamma di Mirella riconosce in uno degli uomini della scorta del Papa quel ragazzo, quell'uomo dai 30 ai 40 anni che era solito intrattenersi nel bar e bere l'aperitivo scambiando due parole con la figlia e con l'amica. Preparatevi, perché adesso diventa veramente inquietante. Vengono subito avvertiti gli investigatori, che cercano di costruire l'identità di quell'uomo, che a quanto pare sarebbe un certo Raul Bonarelli, funzionario della Vigilanza Vaticana. Ma sarà soltanto 10 anni dopo, nel 1993, che l'uomo verrà chiamato dagli investigatori e sentito per un confronto con la madre di Mirella, ed è in quel confronto che Maria Vittoria, 10 anni dopo la scomparsa di sua figlia, guardando quell'uomo, dirà che non è proprio sicura che quello era il ragazzo
che si recava in quel bar per quell'aperitivo. Secondo i familiari di Mirella, quel mancato riconoscimento da parte di Maria Vittoria non è molto attendibile, perché 10 anni dopo quella scomparsa Maria Vittoria avrà una malattia molto grave. In quel periodo era affetta da questa gravissima malattia che non le permetteva molto bene di comprendere tutto, malattia che la porterà alla morte qualche mese dopo quell'incontro. Se il mancato riconoscimento da parte della madre di Mirella, che vede in Bonarelli l'uomo che beveva quell'aperitivo e viene così in qualche modo escluso da questa vicenda, due intercettazioni che lo vedono in qualche maniera protagonista gettano una nuova ombra su tutta questa storia. La prima intercettazione avviene il giorno prima dell'incontro tra Bonarelli e gli inquirenti. In quell'intercettazione Bonarelli, parlando con un suo superiore, è convinto del fatto che gli inquirenti volessero incontrarlo per la scomparsa di Emanuele Orlandi. Il suo superiore gli dirà di dire che lui non ne sa niente e che la segreteria vaticana in tutto questo non c'entra nulla. E se questa prima intercettazione suscita grande imbarazzo negli ambienti vaticani, una seconda intercettazione, avvenuta il giorno dopo l'incontro tra Bonarelli e gli inquirenti, apre un'altra questione. Bonarelli parla in quell'intercettazione con sua moglie e dice alla moglie che è stato scambiato per un uomo che in un bar aveva adescato quella ragazzina, e poi però alla fine di quella telefonata dirà qualcos'altro. Dirà che forse in quella storia c'entra un prete che si circondava di 2 o 3 personaggi molto loschi. Bene, chi era questo prete? Chi erano i personaggi loschi di cui si circondava questo prete? E soprattutto a chi si riferisce Raul Bonarelli all'interno di quell'intercettazione? Su questa vicenda sono state avviate diverse ipotesi. Una delle ipotesi potrebbe essere quella di un prelato vicino a Mirella, un prelato che la conosceva, ma ad oggi non è stato trovato nessun riscontro concreto. Adesso vi faccio fare un piccolo passo indietro. Torniamo al 1983 ed è agosto. Sono passati alcuni mesi dalla scomparsa di Mirella, che non ha avuto nessuna eco mediatica e sembra la sua scomparsa, la sua ricerca soprattutto, ad un punto morto, fino a quando non viene fuori un articolo di un importantissimo settimanale. Il settimanale in questione è Panorama e per la prima volta in questa storia si inizia ad ipotizzare che la scomparsa di Mirella Gregori sia relazionata alla scomparsa di Emanuela Orlandi. E a pochi mesi dalla sua scomparsa, dalla scomparsa di Mirella, questa storia cambia radicalmente e si comincia a parlare di tratta delle bianche per entrambe le ragazze. Qualche settimana dopo quella pubblicazione, la storia prende un altro corso e all'interno del bar dei genitori di Mirella arrivano 2 telefonate. Un uomo dal forte accento americano, che poi sarà soprannominato dalla stampa l'americano, parla con la famiglia. Lo stesso uomo che in un'altra storia che ho raccontato all'interno di questo canale, che è l'attentato a Papa Giovanni Paolo II, aveva portato avanti la trattativa per la liberazione dell'attentatore del Papa, Ali Achka. Ma cosa c'entra l'attentatore del Papa con Mirella Gregori? Piano piano cercheremo di capirlo. Questo misterioso uomo, per accreditarsi, per dare credibilità alle sue parole e intestarsi il rapimento di Mirella, dirà delle parole molto precise e racconterà quali sono i vestiti che stava indossando in quel momento Mirella, riportando ai genitori un dettaglio ancora più inquietante, ed è la marca dell'indumento intimo che indossava quel giorno Mirella. E dirà di più, che loro, i genitori di Mirella, devono convincere il presidente della Repubblica, che allora era Sandro Pertini, a liberare Ali Achka, l'attentatore del Papa, che in quel momento si trovava al carcere romano di Rebibbia. Da questo momento in avanti si parlerà sempre della scomparsa di Mirella in relazione alla scomparsa di Emanuele Orlandi, forse entrambe cadute nella rete terroristica volta alla liberazione dell'attentatore del Papa? Le telefonate di quell'uomo, dal forte accento americano, indirizzano questa storia all'interno di una pista,
Ma forse, come nel caso di Emanuele Orlandi e chi ha seguito il video che ho fatto sulla sua scomparsa sa di cosa si tratta, forse in questa storia, quella telefonata, non è altro che uno dei tanti depistaggi a fini politici. Adesso c'è un altro filone che entra all'interno di questa storia e se non sono stati terroristi, forse c'entrano qualcosa gli abusi all'interno delle mura vaticane. Però c'è da dire che Mirella non aveva particolari rapporti con il Vaticano, aveva soltanto incontrato una volta, durante un'udienza papale con la sua scuola, il Papa ed era stata ritratta all'interno di una fotografia accanto al Papa sorridente. Questa foto, secondo alcuni, era rimasta esposta in una bacheca dell'Osservatore Romano all'interno della Santa Sede per alcuni mesi. Forse quella fotografia con all'interno Mirella aveva attirato l'attenzione di qualcuno che, vedendola in quella foto, forse poi si era deciso ad agire? Ma un'ulteriore svolta in questa storia arriva nel 2005 con la famosa telefonata al programma Chi l'ha visto? Telefonata nella quale un uomo dirà di andare a cercare chi c'è seppellito lì nella cappella di Sant'Apollinare e di vedere del favore che Renatino aveva fatto al cardinal Poletti, Renatino che poi si scoprirà essere Enrico De Pedis, uno dei boss della banda della Magliana. Questa, come sappiamo, è la pista all'interno della quale si muove il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, ma qualche anno dopo, nel 2008, sempre il programma Chi l'ha visto farà sentire l'audio integrale di quella telefonata. E in quell'audio integrale, nella seconda parte, si parla di qualcos'altro. Chiedete alla figlia del barista di via Montebello, che pure la figlia stava con lei, con l'altra Emanuela. Queste le parole di quella telefonata e a quanto pare quel bar di cui parla in quella telefonata era il bar dei genitori di Sonia De Vito, l'amica di Mirella. La scomparsa di Mirella Gregori è quindi collegata a quella di Emanuele Orlandi, due ragazze che vivevano in due contesti molto diversi, ma che si sono trovate forse a vivere la stessa sorte, o sono tutti anche questi depistaggi per nascondere qualcos'altro? Anche questa storia giunge al termine. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se non vi siete iscritti al canale, fatelo adesso, attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo racconto. Scrivete, perché è importante, parliamone. Ci vediamo alla prossima.